Il Sant'Erasmo cerca il riscatto dopo due passi falsi consecutivi. Di fronte si trova una Feldi Eboli rinvigorita nelle ultime settimane dalla cura Barbato. Mister Lieto deve rinunciare a Pagniello per infortunio e Russo per squalifica e schiera. Busino centrale difensivo al fianco di Viggiano. Andiamo a vedere i passi salienti del match che inizia dopo 3 minuti con la rete del vantaggio dei padroni di casa targata di Lella. Poi prova a reagire la Feldi, ma si trova di fronte sempre uno straordinario Viggiano tra i pali. Qui ancora il tentativo di Decrescenzo sulla sponda dei locali. Poi attenzione a Barone, ci prova con il sinistro, non inquadrando però lo specchio della porta. Ancora il destro di Barone con Viggiano che si distende in tuffo e poi l'opportunità targata Mazzi, la conclusione Mancina forse deviata da Viggiano, ma l'arbitro fa proseguire il gioco. Busino si libera per la conclusione, trova la rete del raddoppio a 3 minuti dal termine del primo tempo, poi ancora in avanti il tentativo con la palla che finisce alta sulla traversa di volo, poi di nuovo Barone con la Feddi che cerca di accorciare distanze, ancora con uno straordinario Mazzi, ma Viggiano tocca il pallone e spiazza Barone sul tentativo sotto misura. Busino, la palla finisce alta sulla traversa, poi ancora Busino per De Crescenzo e arriva invece la rete del 3-0, praticamente in chiusura del primo tempo. Con le immagini andiamo alla ripresa con la Feldi Eboli che prova a reagire, però c'è subito il colpo di testa sul palo di Aiezza e ancora Sant'Erasmo pericoloso con il tentativo di Busino che va a stampare il destro sulla traversa. Feldi con Manzi in avanti, poi il tentativo ancora di Barone e ancora questa iniziativa con la traversa colpita ad alto, deviazione di Viggiano. Finisce così il match con il Sant'Erasmo che porta a casa i 3 punti. Beh, non so se il risultato poteva essere diverso o meno, fatto sta che anche il primo tempo abbiamo creato tantissimo, abbiamo preso gol sulle uniche loro 3 azioni. Secondo tempo abbiamo spinto un po' in più, non so se avessimo meritato qualcosa in più o meno, ma certamente il risultato ritengo sia bugiardo oggi. Oh, lo dico da una vita, questo è uno sport che c'è bisogno di questa cattiveria agonistica, di questa fame per poter vincere le partite. Oggi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, mi mancavano 4-5 giocatori, ho dovuto schierare Busino da centrale difensivo, alla fine avevo chiesto solo massimo impegno, massima concentrazione, tanta voglia di fare bene e alla fine ci è andata bene con un super Viggiano. Però oggi contava solo vincere.